con la giunta, anche perché come avviene oramai su tutti gli appalti e su tutte le opere pubbliche, la situazione è sempre più delicata, nel senso anche in questa bella circonvallazione, bella strada, si sono susseguite due imprese, c'è stata una risoluzione del contratto. Questo dimostra che questo paese probabilmente ha bisogno anche che la legge sugli appalti sia rivista per mettere in condizione le pubbliche amministrazioni di portare a termine in tempi ragionevoli opere che sono al servizio della comunità, che sono importantissime. Questo lo dico anche perché la crisi che interessa le imprese manifatturiere è una crisi anche che si riversa anche sulle stesse imprese che lavorano nel settore dell'edilizia, nel settore delle strade. E allora, insieme ad una comprensione e ad un lavoro per uscire da questa crisi, probabilmente c'è necessità anche di dare certezze alle amministrazioni perché possano andare avanti più speditamente. Comunque, la soddisfazione mia, ma credo debba essere di tutti noi, di noi che viviamo in questi territori, è che nonostante tutto da noi le opere pubbliche si concludono, si finiscono. Le difficoltà le possiamo superare solo se abbiamo alle spalle strutture tecniche e giuridiche, perché guardate, la struttura tecnica è fondamentale, ma vi posso assicurare in queste vicende che ora la struttura giuridica, la parte diciamo sì dell'ente che si occupa di questo particolare branca, è fondamentale per toglierci, per togliere l'amministrazione, gli amministratori dalle secche di situazioni giuridiche, di rapporti anche con le imprese. Vi posso assicurare, non è una cosa semplice. Comunque, grazie ad un settore che io prima alla televisione, mentre mi intervistava, ho detto che se riusciamo ad andare in fondo a queste opere, che anche questa è 1.900.000, insomma, non sono briscolini, insomma, bruscolini. Se riusciamo ad andare a fondo è perché la provincia di Arezzo, diciamocelo, perché una volta tanto ha una bella struttura tecnica, ha un bel servizio viabilità, ci sono dei tecnici preparati e seri che ci danno la possibilità di andare avanti e di risolvere le soluzioni. Nel contemporanea bisogna dire che sempre più evidente, come dicevo prima, è l'importanza della parte giuridica, cioè di colui che poi di coloro che ci preparano le delibere per cercare di mediare e di portare avanti le situazioni. Comunque io ringrazio, perché questa è un'opera che è costata 1.900.000 circa, si sono susseguite anche qui due imprese, iniziata quest'opera nel 2009, fine 2011 c'è stata un'impresa, poi c'è stato un contenzioso e una risoluzione del contratto, una riassegnazione ad una nuova impresa, l'impresa Bindi che ringrazio, credo sarà sicuramente presente qui. Insomma, dirlo è facile, ma sostituire un'impresa con un'altra, vi assicuro, il discorso che facevo prima in relazione alla parte giuridica non è di poco conto, particolarmente se si trova anche situazioni non abbastanza scorrevoli come le abbiamo trovate anche qui, c'è un contenzioso aperto con la prima ad esempio. Insomma, la situazione è una situazione che ci fa lavorare molto, molto più di prima negli enti locali e conseguentemente dobbiamo affrontarle anche con spirito diciamo, costruttivo sempre. Comunque l'opera la vediamo, un'opera importante, di questo io ringrazio sicuramente la Regione Toscana, qui presente anche l'assessore Ciccarelli, perché una parte importante abbiamo attinto, credo intorno a 500.000 euro nel settore sicurezza, ma sicurezza stradale, ma lo dirà l'assessore Ciccarelli, 1.500.000 messo dalla provincia, rapporti con il comune anche per superare
situazioni di difficoltà presenti quando si attraversano e si lavora nei centri abitati. Insomma, devo dire ancora una volta ci troviamo a lavorare qui a Terranova.